È in preparazione il Concert for Life and Peace. In occasione del Natale 2010 giungerà la sua 10ª edizione, il Concerto per la Vita e per la Pace, da Betlemme e da Gerusalemme, evento che si conferma una forte testimonianza di solidarietà e di amicizia con i popoli di Terra Santa, un progetto pensato e realizzato insieme. È stata di alcuni sindaci italiani, con il sindaco di Betlemme e con me stesso, quando ci siamo incontrati a Roma nel 2001 e abbiamo discusso su che cosa si poteva fare per aiutare la Terra Santa. E allora abbiamo detto che l'unica iniziativa che noi possiamo fare, che è nelle nostre mani, è quella di organizzare un concerto usando il linguaggio della musica. La musica, sottolinea Rino Maenza, è un linguaggio universale con il quale più facilmente si può parlare di pace. Gli artisti sono rappresentativi delle più importanti istituzioni musicali italiane. Ci sono solisti, cantanti, strumentisti, con l'importante presenza di cantanti israeliani e palestinesi. Quest'anno avremo la grande orchestra giovanile italiana, quella che fa i concerti con Riccardo Muti, con Abbado. Il programma della 10ª edizione del concerto di Natale per la vita e per la pace prevede un primo concerto a Greccio il 19 dicembre, il 21 a Betlemme, che sarà come ogni anno un importante evento televisivo e mediatico trasmesso in Mondovisione, ma anche il 22 dicembre a Gerusalemme presso l'importante auditorium del Binyanei Haumà. Abbiamo lavorato anche in momenti molto difficili per questo territorio, abbiamo lavorato sotto coprifuoco, durante l'intifada, con grandissime difficoltà, però il fatto che siamo comunque riusciti ad andare avanti, a non interrompere mai in questi 10 anni questo percorso, vuol dire che è stata una cosa bella e vogliamo continuare così.